Con Mister Perro, dopo che ho finito il match contro San Sebastiano, Coppa Italia, andata, che gara è stata quella di oggi? Un 2-2. È stata una bella partita, dai. Il calcio d'agosto è sempre difficile da giudicare, però cercavamo certe risposte e le abbiamo avute. I nostri carichi sono pesanti, e difatti per un tempo siamo stati un po' più lenti nel manovrare, nel giocare, e quindi abbiamo magari patito un po', e poi dopo che ci siamo usciti bene nel secondo tempo abbiamo fatto un grossissimo secondo tempo, e poi il 90esimo 6-2-0. Due piccoli infortuni e finisce così 2 pari, ma non fa niente, ti ripeto, il test era per vedere tante altre cose, quindi ho avuto delle risposte molto significative, sono proprio contento per la prestazione dei ragazzi, anche dei 2007 che sono entrati, che hanno fatto molto molto bene, quindi sono contento. Un modo anche per conoscere gli avversari in vista del campionato. Beh, assolutamente, quest'anno da conoscere ce ne sono veramente tante, perché sono tante belle squadre. Loro arrivano da 2 annate incredibili, quindi si vogliono confermare là in alto. Per noi era un test subito difficile e importante, perché essendo tutta una squadra nuova, come avete visto anche oggi in campo, ce n'erano pochi dell'anno scorso e abbiamo fatto bene. Sono contento, ti ripeto, un grossissimo secondo tempo, proprio bene bene. Ora inizia anche il campionato, poi di nuovo il ritorno di Coppa, cosa vi aspettate? Ma innanzitutto spero di essere al completo e spero che il ragazzo che Costa non si sia fatto male, perché è un ragazzo veramente al quale ci tengo molto, che mi sta dando delle risposte incredibili, veramente bravo, e sono contento di averlo tra le mie fila. E niente, continuiamo a lavorare, è stata un'altra settimana molto intensa, molto impegnativa per noi, e poi domenica vediamo, affrontiamo il Savigliano, che è un'altra di quelle che l'altro anno ha fatto super bene, si vuole confermare anche loro, e vengono da noi, però è casa nostra, vediamo. Se facciamo una partita del genere sono abbastanza fiducioso di poter far bene, poi è sempre il campo a dare le risposte. Che campionato vi attende quindi? Campionato, ti ripeto, difficilissimo, come vedi, partita che pensavi di aver finito 2-0 e in un nanosecondo finisci 2-2, un campionato difficilissimo, dove appena abbassi un attimo la concentrazione, il livello e tutto quanto ti asfaltano, perché sono squadre attrezzate, giocatori attrezzati, giocatori che hanno campionati, allenatori preparati, e quindi un campionato veramente veramente difficile, però noi ci mettiamo dentro, quindi vogliamo renderlo difficile anche noi agli avversari. Venire a Busca deve essere non più così una gita, ma deve essere qualcosa da venire a sudarsi i risultati qua a casa nostra. Grazie, in bocca al lupo allora. Che Dio benedica.